Però ci sono dell'idea che le cutscene finali dei picchiaduro siano delle vere e proprie perle di divertimento e demenzialità. Alex per primo ha riconosciuto correttamente Tekken 6, mentre tra le risposte sbagliate sono stato indeciso fino all'ultimo, ma alla fine ho scelto quella più giusta di tutte. Il gioco è letteralmente Fallout. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai mostrare un gatto. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima che arriva subito dopo una live ricchissima. Ma dico, non è che forse vi starò un po' viziando? Oggi faremo il riassuntone dell'Indie World appena concluso, discuteremo di un rumor riguardante un live service targato Sony e anche del futuro di FIFA. Prima di iniziare però, come al solito, l'invito è sempre lo stesso. Mettetevi immediatamente in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, inforniamo! Bene, cominciamo riprendendo un po' le fila del discorso di ieri, perché sono ancora tanti i dati che possiamo commentare relativi ai risultati finanziari di Nintendo. E uno di questi ha come protagonista Animal Crossing New Horizons. Il gioco fenomeno del 2020, il titolo che ha salvato dalla monotonia del lockdown milioni e milioni di gamer, ha infranto l'ennesimo record. New Horizons è ad oggi il titolo più venduto di sempre in Giappone, con ben 10 milioni e 450 mila copie. L'ultimo capitolo di Animal Crossing ha superato anche il precedente record della prima generazione Pokémon, che debuttò su Game Boy nel lontano 1996. Un risultato impressionante, raggiunto poi in una manciata di anni. E poi, vogliamo commentare un attimo la top 20? Su 20 giochi, 19 sono esclusive di console Nintendo. Il Giappone è decisamente un paese Nintendaro. Rimanendo sempre sul report finanziario pubblicato ieri, in appendice del documento abbiamo anche la conferma della data di uscita di tutti i più importanti titoli first party nei prossimi mesi. Tolto Pokémon e andando in ordine, per ora abbiamo Fire Emblem il 20 gennaio, Kirby Return to Dreamland il 24 febbraio e Tears of the Kingdom il 12 maggio. Pikmin 3 è ancora previsto per un generico 2023, mentre fa proprio male al cuore vedere il TBA accanto a Metroid Prime 4 e Advance Wars. Ma dico, a questo punto, verranno mai pubblicati questi due giochi? E quale dei due vedrà prima la luce, secondo voi? A proposito di attese infinite, ed è proprio il caso di dirlo, arriva oggi l'update invernale di Halo Infinite, il più corposo ad arrivare sin dal lancio del titolo. E così vengono aggiunte finalmente feature richieste a gran voce dalla community, come la campagna in co-op, la possibilità di rigiocare le missioni, la Forge per i contenuti generati dalla community e una riscrittura sostanziale dei matchmaking e della progressione online. Un primo grande passo verso un nuovo Halo Infinite, che magari arriva un bel po' in ritardo, ma che dà un segnale importante sulla salute del progetto. Speriamo che dopo le sentite scuse, 343 Industries non si fermi certo qui per quanto riguarda l'evoluzione di Halo Infinite. Ora ci si è appena concluso l'Indie World, e dico appena perché sono fiducioso che questo video riesca a essere pubblicato prima della mezzanotte. So che per molti di voi si sarà trattata di una presentazione deludente o minore, ma fate attenzione perché in realtà la roba interessante c'era. Si è trattato sicuramente di un indie world incentrato sui roguelike e sui gatti, e direi comunque un bel passo in avanti rispetto al Direct Farming Simulator di settembre. Gli Alights sono stati per me sicuramente l'arrivo di Have a Nice Death su console ibrida, purtroppo previsto per il 2023 inoltrato, il 22 marzo, ma si tratta comunque di un titolo che ha già fatto molto parlare di sé su altre piattaforme. Aka invece è già più vicino, è previsto per il 15 dicembre e sembra un adventure dai toni molto più rilassati, anche se la quota gattone viene controbilanciata da degli accenni di Farming Simulator. Pepper Grinder è invece l'ennesimo titolo stra-interessante pubblicato da Devolver Digital, un titolo 2D che viene indicato genericamente come un action platform, ma che secondo me nasconde una natura da Metroidvania. Lo stile grafico è un chiaro omaggio alle produzioni Game Boy Advance ed è impossibile non pensare
pensare a Mr. Driller guardando Pepper Grinder e lo aspettiamo con impazienza il prossimo anno. C'è poi del potenziale anche in Oni, Road to be the Mightiest Oni, anche se le produzioni indie che puntano così in alto sono sempre molto rischiose. C'è tanto di Breath of the Wild, anche se lo stile grafico rimanda a tratti ad altre produzioni indipendenti, come ad esempio Little Devil Inside, anche lui sparito da radar da un bel po'. Peccato. Con Desta abbiamo la conferma che Mario & Rabbids ha avuto la sua influenza sulla scena indie, mentre l'avventura, Dordogne, per quanto visivamente impressionante, mi ha ricordato nella legnosità delle animazioni e nella contrapposizione tra sfondi e modelli poligonali la gloriosa era dei titoli PlayStation 1. E sia chiaro, per me non è certo un punto a sfavore. In chat, durante la live, siete impazziti per Rogue Legacy 2, che a quanto pare è un roguelike stra-apprezzato, insieme al primo episodio, già sulle altre piattaforme. Il gioco è in uscita oggi, mentre bisognerà aspettare il 14 febbraio per mettere le mani su Blank, l'avventura co-op che ricorda, nelle intenzioni, le produzioni Hazelight come It Takes Two e A Way Out, e speriamo che sappia catturare la stessa magia della cooperazione co-op. A Little to the Left sembra un WarioWare spogliato di tutta la sua irriverenza, ma prima di passare alla vera bomba, segnalo anche la carrellata di titoli che ha annunciato l'uscita per il 1 dicembre di Inscription, card game capolavoro, e se eravate in live sapete quale oscura storia mi lega a questa produzione, qui non la ripeto di certo. Ma la vera bomba, dicevo, è l'aver alzato il sipario su Sports Story, l'attesissimo sequel di Golf Story. Dopo un trailer del genere è chiaro perché il progetto sia naufragato durante lo sviluppo. Il gioco sembra diventare gigantesco, tanto non solo da includere numerosi sport oltre il golf, ma anche da dare spazio ad elementi ruolistici più marcati, come l'esplorazione di dungeon. L'hype per me è alle stelle, peccato che non ci hanno fornito una data precisa, sospetto un reveal pensato per i TGA. Comunque il gioco è vicinissimo, è previsto per dicembre. E se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, recuperatevi immediatamente Golf Story, un piccolo capolavoro. Quindi si poteva fare di più? Sicuramente, anche senza sperare in un Silksong si sarebbe potuto dare spazio a titoli un po' più di impatto, ma tutto sommato esco da questo indie world più che soddisfatto. E voi poracci? Sappiamo per certo che Sony è al lavoro su numerosi live service, titoli multiplayer online a supporto continuo che diventeranno una parte centrale della sua strategia di gaming. E secondo un recente rumor, anche una serie importante come quella di Horizon starebbe per debuttare con un titolo multiplayer. A lanciare lo scoop è il sito MTN. Secondo i giornalisti, a maneggiare il brand di Guerrilla Games ci sarebbe lo studio NCSoft, autore già di popolari MMO del calibro di Lineage e Guild Wars, e lo studio starebbe assumendo personale per lavorare proprio su questo titolo MMO, per ora indicato dal nome in codice Project H. Sappiamo per certo che sono parecchi anni che Guerrilla vorrebbe integrare il multiplayer all'interno di Horizon, e se l'idea era stata scartata in Zero Dawn, per Forbidden West i lavori sul gameplay cooperativo sono andati avanti a tal punto da diventare un progetto a sé stante, se non uno spin-off, addirittura un sequel. Insomma, è interessante notare come Sony stia mobilitando alcune delle sue IP più importanti per tentare di aggredire il mercato del multiplayer online, e sono molto curioso di vedere i risultati. Ma ditemi, tra un MMO di Horizon e un Factions di The Last of Us, secondo voi qual è il progetto con più potenziale? E chiudiamo tornando a parlare del futuro di FIFA, che mi dispiace dirlo, dopo uno stravolgimento epocale, non è affatto roseo. Dal prossimo anno infatti la licenza FIFA non sarà più gestita da EA, che inizierà a pubblicare il suo calcistico sotto un nuovo brand, quello di EA Sports FC. La FIFA però non rimarrà con le mani in mano, e sebbene non sia ancora chiaro se proverà a entrare in competizione diretta con Electronic Arts, sappiamo che ha già in programma 4 nuovi titoli brandizzati FIFA per accompagnare i mondiali del Qatar 2022. E lasciatemelo dire, sono 4 idee agghiaccianti, tutte che si riallacciano in un modo o nell'altro all'idea di blockchain e metaverso nel gaming. Per farla breve, si tratta di 3 produzioni pensate per appoggiarsi a piattaforme esterne come Matchday, Upland Me e Figtl, credo, e di una quarta che sarà una sorta di riproduzione virtuale delle partite del mondiale con i
giocatori guidati da delle intelligenze artificiali su cui non si avrà il diretto controllo, ma che permetterà agli utenti di partecipare scommettendo con largo anticipo sugli esiti dei match. Il tutto ovviamente integrando la tecnologia blockchain e l'idea del metaverso, e anche se non vengono fatti riferimenti espliciti agli NFT, la direzione sembra essere proprio quella. E visto come stanno andando ultimamente queste tecnologie e market digitali, soprattutto se applicati senza criterio al mondo del gaming, direi che questi primi esperimenti non sembrano essere il modo più virtuoso per utilizzare una licenza così importante dopo un cambiamento epocale del genere. Insomma, alla fine, la FIFA Legacy Edition non era poi così male. Si può sempre fare di peggio, non trovate? E questo però c'è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Indie, Michele Ward, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!